Una delle mie tesi di fondo è questa, che poi non è una tesi, è un convincimento che è anche un'esperienza lungamente provata e documentata, che il pensiero dipende dalle parole e le parole dipendono dal pensiero, cioè non si può fare le une senza l'altro. E viceversa. Non si può perché nella natura delle cose, come cercherò anche un po' di far vedere, anche far vedere a diversi livelli, perché ho cercato, spero di esserci riuscito, non lo so, di tener conto, questo lo dico soprattutto rivolto ai maestri e alle maestre delle scuole dell'infanzia e primaria, di tener conto proprio anche dei bambini e dell'insegnamento che viene fatto ai bambini. Certo, le cose che si dicono non è che in quanto momento formativo questo non si dicono perché ci sia una applicazione automatica o traduttiva di quello che cerco di dire, ma si tiene conto per attivare appunto nei docenti attivare o rinforzare o nutrire una coscienza didattica che sia connessa appunto all'esperienza. Io ho voluto appunto aprire con questa battuta celeberrima di un film di oltre 30 anni fa, Palombella Rossa di Nanni Moretti, quello che per chi l'avesse visto, o per chi lo volesse vedere, insomma, è tutto girato all'interno di una piscina, perché Moretti da ragazzo era stato anche aveva giocato anche nella Serie A della pallanuoto. E lui da comunista che vede il comunismo, siamo ancora nell'89, che è l'anno fatidico della caduta del muro di Berlino, ma è prima, il film esce prima, però insomma era già nelle cose la caduta, insomma, di questo ideale e di questa ideale ideologia che ha travolto, ecco, il mondo e che tuttora è vivo e vegeto, ecco, in alcune parti dell'Asia soprattutto. Moretti appunto si interroga appunto su che cosa, su dove va a finire questo comunismo, e lo fa con questa battuta rispondendo a una giovane donna che lavora per lui e che lui è un comunista nel film, e gli presenta appunto una notizia, un racconto, ecco, scritto, e lui dice: ma come scrive? Ma cosa dice? Chi parla male, pensa male, vive male, bisogna trovare le parole giuste, le parole sono importanti, e la prende in giro dicendo trend negativo, non è ascoltabile. Ecco, pensiamo a quante cose ormai ci siamo abituati a digerire. Ecco, però è vero, io trovo che sia una frase tanto semplice quanto vera: chi parla male, pensa male e vive male. Allora, così, tanto per contrastare immediatamente questo, io esordisco con una pagina, anzi, uno stralcio della grammatica dell'assenso, anzi, il titolo esatto è Saggio in aiuto, a sostegno di una grammatica dell'assenso, che è la grande opera filosofica straordinaria di San John Henry Newman, grande santo inglese convertito dalla fede anglicana a quella cattolica nel 1845, poi alla fine creato addirittura cardinale da Leone XIII, e poi recentemente, il 13 ottobre del 2019, portato all'onore degli altari dal Papa attuale Francesco,
che tra l'altro è stato anche uno studioso di Newman, così come è stato studioso di Newman il Papa precedente e coabitante che lo ha beatificato nel 2010, il 19 di settembre del 2010, cioè Benedetto XVI. In questo testo che leggiamo, poi vi lascerò se volete anche le immagini, così potete. Comunque ho dato anche il testo in inglese. Chi voglia seriamente dedicarsi alla ricerca della verità dovrebbe in primo luogo predisporsi a essa con amore, perché chi non la ama, la verità, non si darà la pena di ottenerla e non se ne curerà granché quando la mancherà, cioè quando non la otterrà, non la raggiungerà. Non c'è nella comunità dei dotti degli studiosi, insomma, chi non si professi amante della verità, e ogni essere pensante se la prenderebbe a male di non essere ritenuto tale. Oh, questo avveniva a metà dell'Ottocento, anzi, sì, insomma, oggi tranquillamente siamo nell'epoca della post-verità, quindi figuriamoci. Comunque, pur con tutto ciò, si può certo dire che ben pochi sono amanti della verità, per la verità. Perfino fra coloro che si convincono di essa. Noi addirittura viviamo appunto nell'epoca il cosiddetto cambiamento d'epoca, cioè l'epoca della contraddizione, in cui da una parte neghiamo addirittura lo statuto di una verità stabile, salvo poi pretendere la verità quando subiamo un torto o vediamo un'ingiustizia, come è giusto poi che sia, cioè è logico che uno desideri, no, questo, però appunto viviamo nella totale contraddizione. Ora, qui potremmo riassumere tutto questo con la famosa formula amare la verità più di se stessi. Ecco, questa è la condizione per ragionare della lingua, delle parole. E in questo ho intitolato questa pagina Domanda di senso, perché amare la verità vuol dire desiderare la verità. E qui ho citato una battuta di George Steiner, che qualche letterato riconoscerà essere il grande critico ebreo-americano, che ha scritto pagine bellissime dedicate alla Bibbia, innanzitutto, ma anche a tanta letteratura, che in uno dei suoi ultimi libri dice appunto dell'uomo, l'essere umano, che noi, che un'idea classificatoria e anche scientistica, insomma, degli esseri e dell'uomo. Definisce l'uomo come Homo sapiens, no? Dice: ma quale Homo sapiens? Cosa vuoi che sappia l'uomo? L'uomo andrebbe almeno definito nella sua natura come Homo querens, sottinteso, ho messo io, veritatem, cioè un uomo che cerca, è il cercatore. Questo è lo statuto vero dell'uomo, e il cercatore è uno che chiede, perché questa radice del verbo quere, è un verbo ricchissimo, il verbo quero. Quero, perché appunto se ho studiato il latino, vuol dire, di solito sa che vuol dire chiedo una notizia, chiedo un'informazione. Però in realtà quero ha in sé anche un significato di desiderio molto forte, tanto che da questo verbo viene fuori lo spagnolo querir, te quiero, ti amo, ecco, ti voglio. Ti desidero, insomma, quindi è soltanto l'uomo che ha il desiderio di conoscere, di capire che vuole sapere come stanno le cose, la verità, e come fa? Deve fare domande, deve chiedere, deve. E questo è il clima che noi dovremmo sempre ricercare nel rapporto con gli alunni. Un ambiente di lezione che non sia un ambiente interrogativo o comunque interlocutorio, insomma, di interlocuzione, di domande, non è un luogo molto educativo.
è un luogo senz'altro istruttivo, può essere, forse, istruttivo, ma non educativo. Ora, l'ideale invece è che come si dice con una formula, si educhi insegnando, cioè che insegnando si educhi, ecco, insomma. E l'altra frase è invece presa da un Agostino, tale Agostino di Dacia del XII secolo, se facciamo un salto all'indietro. Dacia qui tra l'altro non vuol dire quello che significava per i romani, cioè la provincia che oggi chiamiamo Romania, ma è quella che nel Medioevo dava il nome alla Danimarca. Quindi tale Agostino veniva di là. E Agostino, che era un grande, notevole latinista, scrive in versi, in versi esametri, che questo è un esametro, mens habes ad verum per materialia surgit, descrive, ecco, il fenomeno della conoscenza, è bellissimo, ecco, ho estratto questo singolo verso perché che dice una cosa bellissima, cioè la mente ebete, cioè semplice, quella proprio quasi, quasi, quasi allo stato di natura, insomma, surgit ad verum, quindi si eleva, si alza verso la verità, per materialia, per il tramite, attraverso, le cose materiali. E questa è un'altra, e questa, questa, questo enunciato, questa affermazione si combina con quella battuta, quella definizione dell'uomo come homo querens, perché dice subito che noi siamo fatti per la verità, certamente, ma non possiamo. Essendo uomini, essendo mortali, anche se destinati al cielo, però mortali, essendo limitati, non possiamo pretendere di accedervi interamente. Il mistero dell'uomo è un mistero di crescita, è un mistero di sviluppo. E quindi, e che poi appunto è un mistero, e come tutti i veri misteri si approfondisce, approfondendosi. Da un lato si spiega e dall'altro si spalanca verso nuove terre ignote, incognite. E la cosa che io ho sempre trovato molto bella è che appunto sono le cose che ti sono date, prima di tutto dalla natura, prima di tutto dalla compagnia umana, dei genitori, degli amici, eccetera, che ti consentono. Piano piano di accedere al vero, ma accedere non entrare orizzontalmente, ma salire. E questo è il sorgere, molto bello, no? Cioè, questo alzarsi. Ricordo fra l'altro che la parola resurrezione vuol dire, detta naturalmente di Cristo, ma anche di Lazzaro, è un far tornare in piedi, è un rialzare. E naturalmente è una metafora del tornare in vita, naturalmente. Comunque, ora, quando uno chiede e cerca di capire, sempre di più, appunto, cerca un senso. E io ho voluto così, brevemente, così, fissare i significati di questa parola, polisemica, appunto, che designa tante cose, designa l'esperienza, designa la sensibilità, l'esperienza sensibile, cioè quella dei cinque sensi, no? Poi c'è anche il sesto senso, naturalmente, la sensibilità interna, interiore, fino alla ripugnanza, come quando diciamo che una cosa mi fa senso, no? Oppure la direzione, il senso di marcia, il senso unico, il senso come strada, insomma. La ragione. Quando ci si chiede che senso ha la tal cosa, o come avrebbe detto il vecchio Di Pietro, che ci azzecca, insomma, ecco, insomma,
qual è la ragione di una cosa? Ecco, o come dicono i francesi, la raison d'être, qual è la sua cosa? E poi il senso è l'intelletto stesso. Quando noi diciamo avere il senso storico, quindi che è una sensibilità, che è anche un intelletto. Ricordo che appunto la parola intelletto è bellissima, se la leggiamo come la dice Dante, donne che avete intelletto d'amore, cioè che avete un'intelligenza amante e non un'intelligenza fredda. O come quando sempre Dante dice delle creature che hanno perso il ben dell'intelletto, cioè il bene, hanno perso Dio. Il ben dell'intelletto non è il bene, non è l'intelletto stesso, ma è l'oggetto dell'intelletto, appunto. È il senso. Va bene. E così ho voluto far vedere due cose di quando diciamo la parola, che cosa diciamo? Andiamo subito qua. La parola parola, la vedete? Oh, scusate, no. Scusate. Vedete qui col cursore l'italiano parola. L'italiano parola è una parola bellissima, che ha il suo corrispettivo nello spagnolo palabra e anche nel portoghese palabra, ma, e nel francese parole naturalmente, ma tutte derivano da questo latino bellissimo che è parabola, che a sua volta è una parola greca, parabolè, e che è una, proprio una squisita. È parola, è una parola cristiana, è un vocabolo cristiano, perché l'uso che si fa di parabola, nel senso di similitudine, cioè delle parabole, no? Viene fatto nei Vangeli. Era il modo con il quale Gesù comunicava il senso misterioso del suo regno, del suo essere, del suo. Lo faceva in parabole. E qui si pone il primo problema, cioè che alcuni capivano e altri non capivano. E infatti, soprattutto i discepoli capivano poco. E infatti poi a porte chiuse gli spiegava la parabola, cioè faceva un intervento di parola, come diremmo noi, cioè di linguaggio che interpreta. È un problema, voi capite, ermeneutico, per chi ha studiato un po' di filosofia medievale e del Novecento, sa che il problema dell'ermeneutica è un problema enorme, cioè come si interpretano i testi, un problema che è prima di tutto degli ebrei. Sono gli ebrei che hanno, nella loro tradizione plurimillenaria, che hanno fondato questo problema. Pure comunque questa idea del parlare si trova poi anche sotto altre forme. Per esempio, sempre restando sul latino, c'è la parola fa, c'è questa radice fa, che è bellissima, perché esiste anche in italiano nel verbo fare. Ora, il verbo fare apparentemente vuol dire una sola cosa, in realtà sono due verbi diversi. Uno è quello che vuol dire fare le cose, fabbricarle, l'altro è quello che vuol dire dire. Infatti, quando noi raccontiamo e dico, perché guarda, ho visto Martino, e ho detto, ma guarda, è tanto tempo che non ci vediamo, allora lui mi fa, ma sì. E allora io gli faccio e così via. Questo fare vuol dire dire. E infatti si trova nella parola fabula. La parola fabula che vuol dire tante cose, sia racconto, sia questo in onore di Andrea Carabelli, sia pièce teatrale, cioè commedia, oppure anche tragedia, che diventa poi nell'italiano favola, che ha un significato di questo tipo per tanti secoli, finché poi dopo, a un certo punto, prevale solo quello delle favole per i bambini, fino al punto che la parola poi si schiaccia ancora di più, diventa fola, e che vuol dire balla sostanzialmente. Oppure può diventare anche fiaba, che ha a sua volta un diminutivo, che è fabella, che poi ci riporta alla favela, e quindi vedete che il cerchio si è richiuso.
Poi altre parole le possiamo trovare, altre radici le possiamo trovare di vario tipo. La radice re, per esempio, che trovate qui dal greco, retore, resis, parresia, queste cose. Poi la parola, e poi c'è questa importantissima famiglia di ver, vor, che è presente in latino, il verbum, in inglese word, e nel tedesco vort. Ma perché in italiano allora è prevalsa la parola parola? E qui lo dico, perché in italiano verbum, scusate, in italiano, già nei primi secoli cristiani, quando cioè il latino piano piano si sta volgarizzando, sta diventando, si sta suddividendo in altre lingue, sentono molto la potenza della parola verbum. La parola verbum, che lo vedremo fra poco, è la parola con cui San Gerolamo traduce nel latino del IV secolo il greco, il Vangelo, soprattutto il Vangelo greco di Giovanni, quello del prologo. In principio era il verbo, en arche eno logos, in principio erat verbum. E allora il verbo è sacrosanto, e allora non posso svilirlo in verbo, in parola, e quindi prevale la parola parola, mentre in inglese e in tedesco questo non è avvenuto. È interessante il russo slova, che è interessante perché poi arriva da noi invece come scla, che vuol dire appunto parlare, no? E vuol dire, e diventa sclavo, e poi slavo. E poi schiavo, e quindi c'è una sovrapposizione tra slavo e schiavo. Se pensate a Venezia, quando a Venezia si entra dal mare, naturalmente, e prima di entrare alla piazza che porta, scusate, alla riva che porta al Palazzo Ducale, poi a San Marco, trovate la riva degli schiavoni. Perché erano gli schiavoni? Che erano appunto gli slavi che andavano lì a lavorare. E quindi è bellissimo questa cosa. L'ultima cosa è parole che pensano, che pesano. E volevo dire questa parola pensum, è bellissima questa parola. Pensate, pensate appunto. Pensare è della stessa famiglia di ponderare, che vuol dire pesare. Mettere qualcosa da pesare. Tanto è vero che il pensum era una quantità di lana che veniva appunto pesata per la vendita dalle servette, ecco, delle ancille, pensiles, de appunto de dedicate alla pesatura. Ma la cosa interessante è che poi questa parola pensum, quindi questo lavoro, questa massa lavorata diventa un lavoro che viene assegnato agli studenti e diventa un tema da meditare e svolgere in classe. È un compito a casa, sostanzialmente. A casa o in classe, scusate, naturalmente. E l'ho trovato una cosa interessante, cioè questi vocaboli così importanti nascono dall'esperienza più elementare della vita. Qui voglio farvi vedere invece appunto a quale radice andiamo. La radice ultima, la radice del significato naturalmente, è quella di davar. Davar è una parola ebraica importantissima. È davar Elohenu, la parola del nostro Dio. Attenzione, scusate, una cosa importantissima. Elohim, Elohenu vuol dire di noi, naturalmente. Elohim è un nome plurale che indica Dio come somma di tutti gli dèi, e che è l'unica parola che si può usare per Dio
Mentre questa qui, dai, scusate, mentre questa qui, che io ho scritto YHWH, è il famoso tetragramma sacro, che è il nome di Dio, che non abbiamo il diritto di pronunciare, perché gli ebrei non lo pronunciano. Allora io invito per rispetto a non pronunciarlo. Gli ebrei, quando trovano la scrittura così, lo pronunciano Adonai, cioè mio Signore. Oppure dicono Elohim, Elohim, Elohenu. E questa parola, questa è una parola importantissima da avere, significa parlare, va bene. Però guardate, dunque, l'ebraico si comporta diversamente dalle lingue indoeuropee. Cioè, io vedete che ve l'ho scritto con tre caratteri maiuscoli, perché tutte le parole delle lingue semitiche fondamentalmente si basano su una radice trilittera, triconsonantica, DBR. Per esempio, la parola re, si dice Melek, è MLK. Comunque, davar. Si cambiano le vocali e i prefissi e si ottengono tante altre parole. Davar vuol dire parlare, vuol dire anche parola, ma guardate, Midbar, bellissimo, vuol dire deserto. Ma che c'entra il deserto con la parola? Ma perché la Midbar diventa deserto? Perché nel deserto, noi siamo in Quaresima, no, esattamente, è nel deserto che Dio si è Non si è rivelato, sì, si è anche rivelato, ma soprattutto si è fidanzato con il suo popolo, si è congiunto con il suo popolo e lo ha fatto per il tramite della parola, con Mosè salito sull'Oreb, per avere le tavole della legge. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la parola coincide con il fatto, è una parola che fa. Quindi è una parola che racconta le meraviglie di Dio, i Mirabilia Dei, le opere che Dio ha compiuto per il suo popolo, eccetera, eccetera. Dio, quei fatti in cui Dio si è rivelato. Ma è interessante il modo in cui lo dice Tommaso, San Tommaso d'Aquino. Dicere Dei est facere. Che poi si rovescia anche naturalmente in facere Dei est dicere. L'azione di Dio e la parola di Dio sono la stessa cosa, tanto che la parola davar, l'ebraico davar, non è, che viene tradotto in greco con logos, non è logos nel senso ellenico, cioè non è una parola mentale, una parola pensata, ma è una parola evento. È addirittura la cosa stessa che designa. Quindi e questo è il punto, il problema, la grande differenza tra la sensibilità ebraica e la sensibilità greco-occidentale, diciamo così, che per esempio in ebraico una parola che è Even, che vuol dire pietra, quando uno dice Eved, in quel momento dice la pietra stessa, non dice una parola che dice Even, che dice la pietra. E questo è interessantissimo perché costringe immediatamente, questo modo di pensare costringe a pensare le parole mai come puramente mentali e disincarnate. E guardate questo famosissimo brano, bellissimo, no? Di Isaia, come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore, pane da mangiare. Così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Ecco, se voi pensate che Isaia è stato ed è, che è stato letto nella Chiesa come il profeta per eccellenza di Cristo, e alla parola parola sostituite la parola Cristo, vedete
Vedete quale valore impressionante, vedete quindi che significato ha anche quel pronunciamento che Gesù fa nella entrando nella sinagoga di Cafarnao, apre il libro proprio di Isaia e dice, e poi lo legge, poi chiude e dice: oggi questa parola si è compiuta. Voi capite l'impressionante valore di questa cosa. Qui ho riprodotto con questo bellissimo Leonardo, questo qui è uno delle enunciazioni più commoventi perché, scusate, mi soffermo un secondo soltanto, questo angelo sembra planato in quel momento, cioè questo è il miracolo che ha fatto Leonardo in questo quadro. Vabbè, è l'inno al Logos, io ho citato alcuni versetti a sinistra in greco, enarche eno logos, caio logos, emproston theon, caie theos, eno logos. O logos, in principio erat verbum, qui a destra in latino, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum. La parola verbum traduce, dicevamo, Davar, ma in mezzo tra Davar e Verbum c'è la mediazione dei traduttori ebrei di Alessandria, cosiddetti i 70, cosiddetta appunto della traduzione Septuaginta della 70. E la parola logos è una parola interessantissima. Noi prima non l'abbiamo nominato, abbiamo detto re, tor, perché questa radice re, che tra l'altro è la stessa di verbum, non sto qui adesso a farvelo vedere, però la parola logos è una parola di una potenza smisurata. Logos, pensate che la si può tradurre anche come energia, e non lo dico io, lo dice per esempio in una delle prime battute, ecco, del Faust di Goethe, Faust stesso, che prima di essere visitato dal diavolo Mefistofele, Fausto è presentato come un uomo sapientissimo, che ne sa di ogni, va bene? Ma lui vuole arrivare alla radice della conoscenza, vuole scoprire il dispositivo ultimo della conoscenza. Allora dice: vabbè, che cosa c'è di più grande del prologo di Giovanni? Prendo il prologo di Giovanni e provo a tradurlo. E nel provare a tradurlo, appunto, non si accontenta di tradurlo come aveva fatto quel poveretto, ecco, di San Gerolamo, che poveretto, ha tradotto semplicemente con verbum. No, lui lo vuole tradurre peggio, perché lui è un genio, ne sa di più, e appunto traduce dicendo anche in parte la verità, cioè che Logos è energia, e alla fine dice che logos è azione. È chiaro che non è così, è chiaro che l'operazione che fa Faust è un'operazione di rapina in qualche modo, va bene? Però non è tutto falso, c'è del vero. Se è vero che quello che abbiamo detto prima di Davar, cioè che è una parola che opera, è una parola che è un evento, che accade. Il problema è che non può essere l'uomo ad arrogarsi questo diritto energetico e di azione. L'uomo è servitore, viene dopo, l'uomo è secondo. E qui ricordo soltanto questo tema della secondarietà che sarà bello affrontare un'altra volta. Di questo ha parlato in maniera insuperabile il grande storico della filosofia medievale francese, René Braque. Procediamo intanto. Io naturalmente procedo, se però qualcuno vuole interrompermi e chiedermi qualcosa, me lo dica, non vi fate scrupoli. Qui vengo subito però a qualche cosa, come anche di un po' di più pratico, diciamo così. E di quello che si può fare
con le parole, con i ragazzi, con i ragazzini, ma secondo me anche con i bambini, anzi, senz'altro. In tra morfologia e semantica, perché qui abbiamo posto il problema della semantica, evidentemente, però le parole si costruiscono, come dire, con dei mattoncini. Ecco, insomma, c'è il mattone principale che è quel dato dalla radice, però poi ci sono altri pezzi che si chiamano suffissi, desinenze, prefissi. Allora, vedete, una cosa molto bella che si può fare con i bambini, anche già con i bambini, è questa, cioè prendere una parola. Io ho preso questa, ma potevamo prendere quello che vi pareva, insomma. E proviamo a sostituire dei prefissi. Vedete, imparato, preparato, ma anche impreparato, comparato, apparato, separato. Riparato. È bellissimo questo se, che raramente sento, cioè raramente si sa cosa vuol dire. Separare è lo stesso di sedurre, ecco, che dove sedurre non vuol dire portare a sé, ecco, ma vuol dire portare lontano da lui, da lei, vuol dire rovinargli la vita, ecco, sedurre. E così è separare, è prendere una cosa e portarla lontano. Oppure riparare il prefisso ri come un prefisso di ritorno, di rinnovo, apparato, vedete? Oppure più sotto, attenuto, contenuto, ottenuto, detenuto, ecco, vedete? Sostenuto, intrattenuto. Naturalmente, se io dico contenuto, devo stare attento poi quando dico continente, ma anche incontinente. Ecco, quindi il continente è quello dell'Africa, però l'incontinente, ecco, è qualcun altro. Ecco, ho buttato lì questa cosa per dire che si può giocare molto con le parole, e questa è una delle cose più utili che si possono fare con i bambini e con i ragazzi. Non credo di dire cose molto originali, però a questa età questo è il modo più sicuro di far venire voglia di capire di più, questo mondo infinito, sconfinato della lingua. Poi, tra l'altro, facendo questo si possono scoprire anche che esistono verbi che non esistono. Sono i famosi latinismi latenti, no? Perché il verbo durre non esiste, il verbo ferire in questo senso non c'entra con ferire nel senso del colpire, ma nel senso di portare, e così anche pellere o pellente, ecco, insomma, anche questo lo trovo una cosa molto simpatica, molto, molto interessante da far vedere ai bambini e ai ragazzi. E così ancora un'altra cosa che si può fare è il gioco dei prestiti, i prestiti lessicali. Questo ne ho buttati lì qualcuno, ma se ne possono trovare anche di più. Questo l'ho fatto più per gli adulti, ma per i bambini si possono fare anche altre cose. È interessante però, che dal latino, dal greco, dall'arabo, qui ho messo, per esempio, l'algoritmo che viene da Al-Khwarizmi. E Al-Khwarizmi è interessante perché è il nome di uno dei più grandi matematici arabi, che ha dato nome appunto a questo dispositivo algebrico, oppure la parola sifra, che poi vuol dire zero, oppure Ashishin, ecco, gli assassini. Questo è interessante anche per un motivo. Beh, prima di tutto perché deriva da hashish, che sono le canne, insomma, che si fanno appunto quelli appunto con la marijuana, con la hashish, appunto. È interessante perché c'è tutto un capitolo storico sul veglio della montagna che adesso non faccio, ma anche per una ragione, come dire, di precisione linguistica. Se io sto parlando in termini giuridici e dico il giudice ha condannato l'assassino,
io non sto facendo un discorso corretto. Io posso dire soltanto, al massimo, se è vero, il giudice ha condannato l'omicida, o meglio, ha riconosciuto l'omicida, ha riconosciuto l'imputato omicida e lo ha condannato. Ma non posso dire assassino, perché assassino ha una connotazione storica. Allora questo, capite, è anche un modo per educare a un uso consapevole della lingua, delle parole, che non è di poco conto. Comunque ce ne sono tante molto belle, appunto, che uno non si aspetta, non so, come la parola ciotola, per esempio, che deriva da cotile, la parola borsa, che deriva da birsa, graffio, che deriva dal grafeion. Grafeion è il grafo, è lo scrivere, eh? E quindi anche i graffitari hanno la loro dignità, ecco, insomma, e così via. Oppure no, l'ultimo che vi do è quello di examen, e tutti dicono, ah, vuol dire esame, sì, ma in realtà il primo significato di examen, il primo esito, la prima continuazione è sciame, è uno sciame d'api, perché indica un fluire, questo examen. Vabbè, questo era così. Ecco, qui invece una cosa proprio per i bambini, che è un esercizio che ha inventato Maria Montessori, la famosa pedagogista maestra, fondatrice di scuole, come sapete. Io non condivido molto, condivido poco, insomma, delle impostazioni positivistiche della Montessori, alla quale però riconosco grande intelligenza e grande forza, una donna straordinaria, indubbiamente. E quindi quando c'è una cosa buona mi piace anche riconoscerla. Ecco, questa è una cosa che ho trovato bellissima, che trovo bellissima, come insegnare appunto la grammatica del lessico ai bambini, usando delle tavole di pezzi di parola colorati. È chiaro che quando entriamo nel campo della morfologia usciamo dal campo strettamente della fonetica, e quindi non dobbiamo ragionare per sillabe, evidentemente, ma ragioniamo per nuclei, come dire, per mattoncini di significato elementare. Faccio un esempio: se io dico noioso, per esempio, c'è la noia naturalmente come base, poi c'è oso. Ecco, uno sarebbe utile che imparasse a capire, anche, e non è difficile, a capire che cosa vuol dire che una cosa è noiosa, che col oso. Lo capiamo se, per esempio, io dico vapore acqueo e poi invece un prodotto acquoso. Sì, ma per esempio, ma questa minestra è un po' acquosa. È chiaro che se diciamo che è acquosa non è tanto buona, evidentemente. Perché? Allora, perché oso, se lo mettiamo con noioso, lo mettiamo con barboso, lo mettiamo con acquoso, lo mettiamo con, non so, ferroso, non so, terroso, come volete, capite che vuol dire abbondanza. E questa è una cosa che può imparare, un bambino può imparare. Lo impara quasi istintivamente, ma anche consapevolmente. E allora, se noi individuiamo i quattro elementi, lei ne fa tre, ma io trovo che sia importante che siano quattro. O inizialmente possono essere tre e poi si possono semplificare in quattro, scusate, raddoppiare in quattro, distinguere in quattro, che sono la radice col prefisso, il suffisso e la desinenza. Voi vedete che se noi abbiamo sole, assolato, solaio, soleggiato, insolazione, noi possiamo cominciare con tre parole, ma poi il bambino può andare avanti da solo, e così si può fare per n parole. Non mi soffermo, salvo dire una cosa, che la radice, in questo modo, il bambino capisce facilmente. E per lui sarà una grande conquista, che quella possiede il sema, cioè il nucleo semantico, il nucleo del significato, dove il nucleo non vuol dire che è tutto, perché
il nucleo non è l'atomo, l'atomo non è la molecola non è la cellula e così via. Ecco, qui ho fatto anche qualche altro esempio interessante, per esempio, ecco, sulla parola ferro, mi fermo solo un attimo su questa. Ferro è materia, il ferro, però è anche il materiato. Pensiamo per esempio ai ferri del mestiere, i ferri del golf, ma anche i ferri del chirurgo. E allora in questo caso, nel primo caso, uno capisce che la materia è quindi un nome di massa o, come dicono gli inglesi, un uncountable, cioè un non numerabile, e l'altro invece diventa numerabile, quindi può avere il plurale, perché il primo non può avere il plurale, come sappiamo benissimo. L'ultima cosa la dico su ferramenta perché è molto simpatico. Ferramenta, che non sappiamo mai che articolo metterci, il ferramenta, la ferramenta. Allora, vorrei chiarire, la desinenza A disegna di solito un plurale, come le uova, come le corna, ecco, eccetera, eccetera. È un plurale però preso nel suo insieme. Nel suo insieme, scusate un secondo, preso nel suo insieme. Preso nel suo insieme, quindi le corna, le uova sarà quindi le ferramenta, cioè l'insieme dei ferri che si vendono. Però il negozio è il ferramenta, quindi, e poi ci sarebbe anche da divertirsi tra i lenzuoli o le lenzuola, e questo lo lascio a voi. C'è una differenza, ma andiamo avanti. Cerco di sveltire. Qui c'è una famosa frase di Ezra Pound: Thinking divides, feeling unites. Questo è un eco, è un ricordo un po' romantico e dualistico, ma io lo recupero in chiave di educazione linguistica e mi sento quindi di dire che col pensiero analizzo. E con la voce e i sensi amalgamo. Passo, cioè, è il famoso discorso, il famoso capitolo, no, della linguistica generale di Saussure, che dice c'è un asse paradigmatico e c'è un asse sintagmatico. Sull'asse paradigmatico ci sono tutte le classi di parti del discorso, eccetera. Sull'asse del sintagma, cioè della combinazione, c'è la frase, però il problema è che non interessava molto a Saussure, che invece per noi è fondamentale, è che questo deve avere un senso, come si diceva prima. È per questo che ho detto omne agens agit propter finem, come dice Tommaso, cioè ogni persona agente agisce in vista di un fine. E questo è il senso. Io non posso dire sì, vabbè, un don è un errore di codice, ma non posso dire che una donna vola un dolce, ecco, perché non ha senso, non ha corrispondenza con la realtà, non c'è adequatio rei et intellectus, non c'è corrispondenza tra il mio intelletto che coglie il senso e la realtà. E quindi per allargare il titolo di un famoso libro di Raffaella Paggi, Nel suono il senso, io dico nel suono il senso e nel ritmo il significato. Io devo dare un ritmo, un senso, io do il significato nel modo in cui dico la frase. Io non posso fare una domanda e non accentare il primo elemento della frase, perché non si capisce più che è una domanda. E questo è un problema tonico, naturalmente, e ritmico. Abbiamo visto le famiglie lessicali, vediamo
Vido mare quanto è bello, vediamo quindi un campo un paio di esempi di campi semantici, non mi soffermo, ma scusa, un altro esercizio bellissimo, interessantissimo, perché che cos'è mare? Mare, questi, attenzione, sono due esempi di campi semantici. Di qua abbiamo una famiglia semantico-lessicale, vedere, rivedere, avvedersi, accorgersi, scorgere, scrutare, spiare, ispezionare, eccetera, eccetera, eccetera. Di qua abbiamo il mare e vediamo tutto ciò che può afferire al mare. Gli elementi che lo delimitano, i concetti, le azioni che lo riguardano, gli aggettivi che lo qualificano, il contenuto, le persone che lavorano, i mezzi che lo attraversano. Questo è un altro esercizio bellissimo, ma procediamo. Qui salto un po', però anche qui ci sarebbe cose molto simpatiche da dire, cioè noi possiamo fare i campi semantici per opposizione, per inclusione, per equivalenza, ricordandoci però che i sinonimi allo stato puro non esistono. Non esiste mai un sinonimo allo stato puro. Però, diciamo, abbiamo un alto grado di approssimazione. E qui vorrei andare poi verso la fine, ritornando un po', ecco, Ulisse, il canto celeberrimo del 26, il canto 26 celeberrimo, qui nel pensare a questa occasione di comunicazione e pensando a questi versi, ho scoperto che Dante non sbaglia mai, neanche stavolta ha sbagliato. Guardate che cosa ha messo insieme. Questo lo leggo perché non si può non leggerlo. Né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelopea far lieta. Vincer potero dentro a me l'ardore chi ebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Poi c'è un piccolo salto, poi. E qui comincia la orazione picciola, cioè il discorso forte che viene fatto da Ulisse ai suoi compagni, che ormai sono una compagnia di vecchi e scarsi anche. O frati, dissi che per 100.000 perigli siete giunti all'Occidente. Scusate, all'Occidente, scusate, a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi che è del rimanente. Non vogliate negare l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Guardate, esperto ed esperienza. Esperto di che cosa? Del mondo e delle vizi umane e del valore. Cosa vuol dire essere esperti? Avere conosciuto. E perigli, per ora lo lascio lì, ma perigli c'entra con quello che abbiamo. E l'esperienza c'entra con i sensi, perché sono i sensi che ci aiutano a scoprire il senso. L'esperienza, che in tedesco si dice in due modi, Erfahrung come esperienza acquisita, che è quella appunto di Ulisse, e poi ce n'è un altro che è Leibniz, ma dopo lo vediamo. L'esperienza, vedete, lo vediamo qui anche a destra, vedete, io mi soffermo solo su una cosa qui, è composto da questa radice per. Questa radice per, che vuol dire rischiare. Scusate, cosa aveva detto prima? I perigli. Dante aveva parlato dei perigli. Experiri vuol dire, qui è tradotto sì, ma non è proprio giustissimo. Non vuol dire proprio soltanto sperimentare, provare, ma vuol dire che uno è expertus quando è uscito dalla prova del pericolo. Questa è la cosa bellissima di questo. E infatti il periculum è un tentativo, una prova che è a tuo rischio e pericolo. Ma io l'ho intitolato, questa scheda, a proprio rischio, non a proprio pericolo. Certo, c'è anche il pericolo, ma è diverso il rischio dal pericolo. Il rischio, come dice Giussani, è il rischio educativo. Ma in realtà, come dice lo stesso maestro di Giussani, uno dei grandi maestri di Giussani che abbiamo
citato all'inizio, cioè il cardinal Newman, è che nelle cose della vita, se vogliamo imparare a ragionare delle cose della vita, non possiamo basarci su conoscenze o su certezze astratte, teoriche. Noi abbiamo bisogno di rischiare un'ipotesi che ci dia la conferma che quell'ipotesi è vera. E questo lo trovo una cosa straordinaria, che si gioca proprio anche nell'esercizio della lingua. Guardate poi da questo che cosa viene fuori: l'esperienza, l'experimentum e l'esperto. L'esperto è questo, è chi ha fatto la Erfahrung. Cioè, guardate che in Erfahrung è bellissimo, c'è il verbo fahren, che vuol dire andare, viaggiare, che ha fatto il viaggio, ma nel momento, e questo chi l'ha fatto, ma nel momento in cui uno sta facendo l'esperienza, non può dire di essere esperto. Ma i tedeschi dicono una cosa bellissima, dicono che c'è un avvenimento in atto, una Erlebnis. Vedete? E qui in Leb, questa Leb è la radice della parola vita, di life in inglese, Leben in tedesco, è bellissima questa cosa. Qui ho voluto citare una cosa bellissima, la parola munus non mi posso adesso perché è troppo tardi soffermare, ma è una delle parole più importanti. Munus è, per esempio, premunirsi, comunicare, mettere in condivisione un munus, cioè un bene. Ma è un bene che non è un dono, non è un regalo gratuito, è un regalo impegnativo. Il mio grande maestro Edo Rigotti lo spiegava così, con il famoso proverbio: hai voluto la bicicletta? Pedala. Va bene, mi hai rotto le scatole, che volevi la bicicletta, che volevi la moto, beh, adesso usalo. Usalo, usalo. E questa comunicazione, capite che non c'entra niente con la communication, con i comunicatori. E ai comunicatori non interessa assolutamente mettere in condivisione un bene, ma semmai venderti un prodotto, che per loro è un bene nel senso che ti fa far soldi. Se non comunicassimo, per dire il grande Isaiah Berlin, nelle radici del romanticismo, un libro stupendo, difficilmente potremmo essere detti umani. Un elemento di ciò che intendiamo con l'espressione essere umano è che un tale essere deve comprendere almeno in parte ciò che gli diciamo. Devono pertanto esserci un linguaggio comune. Ma se c'è un linguaggio comune, una comunicazione comune e in una certa misura dei valori comuni. Altrimenti saremmo di fronte a una totale inintelligibilità, incomunicabilità tra esseri umani. Un essere umano che non sia in grado di comprendere ciò che un altro essere umano dice, difficilmente potrà essere considerato un essere umano e verrà dichiarato anormale, eccetera, eccetera. È bellissimo però come conclude: se trovo qualcosa di dato, no, devo leggerlo, nella misura in cui ci sono valori comuni è impossibile dire che ogni cosa deve essere creata da me, che se trovo qualcosa di dato devo farlo a pezzi, che se trovo qualcosa di strutturato devo distruggerlo per poter sbrigliare senza alcun freno la mia immaginazione. Su questa linea il romanticismo, se condotto alla sua logica conclusione, sfocia in una sorta di follia. È stupendo questo. Vabbè. Non so, chiedo a Daniele se devo interrompermi o ci stanno ancora i 5 minuti di questo Old Possum. Dimmelo tu con libertà. Se ce lo introduci, poi ci mandi il link che ce lo ascoltiamo poi in serata. Va bene. Però volentieri se ci introduci la chiusura. Ma no, ma senti, ma fallo tu, parlane tu, perché anche tu sei co-colpevole, ecco, di una mostra che facciamo insieme nel 2002, quando eri ancora un bambino. Prego. Ma appunto dovrei rievocare dalle antiche memorie, no? No, io direi questo, poi appunto aspettiamo il link per ascoltare la traduzione musicale della cosa, nel senso che rimango un istante sull'idea della comunicazione come condivisione di un dono che è anche un compito. Il grande compito, il grande
dono allo stesso tempo che mettiamo, dobbiamo mettere nelle mani dei nostri bambini e dei nostri ragazzi è la parola. Ed è bellissima la tua sottolineatura dell'inesistenza di sinonimi perfetti. Perché, e questo lo si capisce benissimo quando, per esempio, proviamo a parafrasare i grandi testi letterari. Non c'è nulla di adeguato che possa surrogare la parola ben detta. Nello stesso tempo, la parola che doniamo, la parola precisa che doniamo a un ragazzo, di cui lui si appropria, diventa per lui strada sicura, certa, della conoscenza di una parte di mondo, non per una polverizzazione, appunto, come ci hai spiegato, per una parcellizzazione del mondo stesso, ma come possibilità di un gradino, del reperimento dell'inizio di una parte, di un frammento, di una strada. Per cui su questo, a malincuore, lascio Va bene. dei gatti pratici di Eliot e passo la parola a Gabriele Grava. Grazie. Ma devo togliere la condivisione? No, devo togliere la Sì. Provo condivisione? a mettere comunque. Sì, grazie, perfetto. Professor Grava ha facoltà. Eccoci, quindi prendo parola sui gatti, tutto fare. Non sarò certamente all'altezza di Eliot e tantomeno del professor Montecchi. Ringrazio veramente sia Daniele che Luca e Andrea perché, come dicevate voi all'inizio, può essere veramente l'occasione questa per andare a chiedersi veramente cosa sta al fondamento della nostra proposta. Quando mi è stato detto il titolo, anche sul suggerimento di una professoressa, avevo proposto a Daniele di cambiare il titolo in pensieri, parole, opere ed omissioni e di lavorare solo sulla quarta perché non pensa di avere qualcosa di particolarmente definitivo da offrirvi. Però forse qualche riflessione penso che possa essere utile condividerla per vedere un po'. Penso che questa sia un'occasione per chiedersi veramente che cosa non vogliamo perdere, che cosa vogliamo trattenere del nostro lavoro. Vorrei partire leggendovi un breve racconto di Dino Buzzati che mi è capitato sott'occhio, che conoscevo già, ma mi è ricapitato negli ultimi giorni, e che a mio modo di vedere ha illuminato un po' la mia riflessione. Mettiamo uno che viene invitato a pranzo. C'è la casa convenzionale piatta dove tutto procede stanco e prevedibile, fin nei più piccoli particolari. Ma c'è anche, rarissima, la casa dove apparentemente ogni cosa è normale e risaputa. E invece tutto acquista un senso, una risonanza, un certo che di appassionato. Ciò è semplicemente dovuto a una o più persone che, pur conducendo una esistenza comune, vivono come se ci fosse una guerra, per esempio, che non c'è, come se dovesse arrivare una grande notizia che però nessuno sa, come se fuori stesse imperversando la bufera, che tuttavia nessuno nomina, come se uno dei presenti dovesse, poniamo, partire il giorno dopo per la luna, ma l'argomento è tabù e non viene sfiorato neppure, come se ci fosse l'amore. Intendo dire che in certe persone, in certe famiglie, in certi ritrovi, in certi angoli delle società fortunati, esiste una segreta e inconsapevole tensione, un clima elettrizzato, un pathos, per cui gli atti e le parole più banali acquistano una forza e un gusto straordinari. E a ben pensarci,
quello che avveniva anche a noi nei periodi più intensi e sentiti della giovinezza, quando, pur immersi nel monotono tran tran della scuola o del lavoro, ci pungolava, senza che noi sapessimo, un presentimento di cose grandi che stessero compiendosi di là dei domestici muri o che fossero in procinto di arrivare. Ecco, quello che vorrei oggi provare insieme a capire è questo: com'è possibile non perdere questo presentimento di cose grandi? Quando cioè le nostre parole acquistano una forza e un gusto straordinario, quando acquisiscono questo peso, questo pensiero, come prima diceva Luca, le parole acquisiscono un peso quando sono piene di questo pensiero. Ecco. Noi vogliamo, sappiamo bene quando a lezione le parole accadono senza che nessuno le percepisca. Prima il professor Montecchi citava Berlin dicendo che chi non capisce, chi non comprende le parole che dice un altro è da considerarsi anormale. Ecco, quante volte capita di avere degli anormali, no? Quante volte ci accorgiamo che le parole avvengano senza che ci sia un soggetto realmente presente. Cioè, quante volte ci limitiamo al massimo ad addestrare una competenza e non invece a far risuonare l'eco di una parola, a renderla viva, a renderla presente. Dunque, in questo brevissimo intervento mio vorrei provare a rispondere a questa domanda: che cosa rende presente una parola? Che cosa rende presente un pensiero? E in fondo, che cosa rende presenti i nostri studenti a scuola, sapendo che questa qualità, la presenza, evidentemente oggi è un tema che sta a tutti e noi molto a cuore. Caron ci diceva nell'ultimo libro che noi dobbiamo proporre innanzitutto qualcosa di cui la gente possa fare esperienza. Anche la volta scorsa, se non ricordo male, la professoressa Danese, al termine dell'incontro, poneva una possibile ed errata dicotomia tra esperienza e pensiero e poneva questa domanda: che cosa significa permettere ai nostri studenti di fare esperienza di un pensiero, senza pensare che le due cose siano slegate, senza scendere evidentemente nei meandri della scienza di chi mi ha preceduto, però tutti noi sappiamo che la parola logos in sé riassume una possibile coincidenza tra ciò che è la parola e il pensiero. È la parola che diviene azione, come diceva Luca, cioè la parola piena di pensiero. Poi Luca, correggimi se sto dicendo cretinate. E in questo senso credo che possa essere utile, ne parlava anche qua, se non sbaglio, in fondo all'ultimo incontro della volta scorsa, Mazzeo faceva un accenno. Penso che possa essere importante andare immediatamente a distinguere o comunque a precisare una certa concezione, una certa ipotesi di lettura della parola pensiero. Giussani, in un dialogo con alcuni docenti, diceva questo: i termini pensare e conoscere sono spesso ritenuti sinonimi. Invece è indispensabile distinguerli. Tale distinzione è imposta dal fatto che il pensiero può non fare i conti con la realtà e costituirsi come ideologia. La conoscenza, invece, è esperienza totale dell'oggetto. Ecco, la parola piena di pensiero, quindi quella parola che è capace di acquistare quel gusto, quel peso straordinario, che ci permette di percepire, di avvertire il presentimento di cose grandi. La volta scorsa, Daniele, tu facevi l'esempio del libro d'inglese, no? E a un certo punto uno studente dice: ma quindi alla fine, sotto sotto, quello che c'è scritto qui è anche vero, non è solo da studiare, no?
Ecco, è quando le cose sono vere, è quando il pensiero diventa conoscenza totale di un oggetto. E poi quello che in fondo ci è stato detto nel meeting del 2009, no? Quando ci veniva ricordato che la conoscenza è sempre un avvenimento. Sono andato a rileggermi quello che aveva scritto Benedetto XVI nel saluto che aveva inviato in quel meeting di Rimini, e nelle sue parole dava come una prima condizione affinché la conoscenza fosse un reale avvenimento. E lui diceva che la prima condizione lui la chiamava l'arte di ospitare l'oggetto. È un'espressione che mi è piaciuta perché ben ci fa capire che la conoscenza è un avvenimento quando il significato della realtà si manifesta nell'incontro tra il darsi del fenomeno, della parola, potremmo dire, no? E la risposta piena di affezione, di amore, come direbbe Newman, del soggetto. E questa è la prima cosa che volevo dire, cioè quando la parola è piena, quando la parola acquista questo gusto, quando siamo in grado di ospitarla. Allora, mi capita ultimamente di riuscire a spiare, quando è possibile, le lezioni dei professori delle varie discipline, ed è sempre estremamente educativo accorgersi delle varie modalità con cui i diversi docenti entrano in dialogo con gli studenti. Ed è impressionante, ad esempio, assistere ad alcune lezioni di musica, con quale fiducia, con quale scommessa assoluta il professore consegna un oggetto meraviglioso, straordinario, di una complessità incredibile come una sinfonia, mettiamo, all'ascolto di un ragazzo, sapendo che innanzitutto la prima cosa che propone è questa. Oppure, se vi ricordate, quando una volta ancora si andava in uscita didattica, quando anni fa si poteva uscire da queste mura, quando di fronte a un'opera d'arte avevamo la possibilità di chiedere agli studenti innanzitutto di guardare. Ecco, forse la prima questione è questa, cioè lasciare spazio alla parola, lasciarla vivere, lasciarla accadere. E penso che l'ultimo intervento, Luca, sulla linea che tracciavi e che vorrei riprendere è proprio questa, cioè che i nomi, come i nomi dei gatti di Eliot, accadono e dunque diventano vivi nel loro accadimento, nel loro esserci. Tant'è vero che poi c'è una coincidenza stessa tra quello che è il loro nome e il loro essere, però non mi permetto di. E questo evidentemente è ciò che accade soprattutto per un insegnante di lettere in un'ora di poesia. Mi è capitato ultimamente di leggere alcune poesie di Ungaretti e mi ha veramente ancora una volta sorpreso. Poi sarò rapidissimo negli esempi, perché è già molto tardi. Però mi sorprende sempre come sia possibile partire innanzitutto da un ascolto che viene lasciato ai ragazzi e partire da una loro intuizione, da una singola osservazione e poi non avere invece la pretesa di immediatamente colmare la loro conoscenza con una scheda, con un'aggiunta, invece lasciar spazio a queste parole. Simone Weil diceva che ogni parola abbia un sapore massimo, che ogni parola possa vivere della sua forza. Mi è capitato ultimamente di rileggermi dei brani di Anna Karenina e non so se conoscete velocemente la storia, il dramma del triangolo amoroso. Arriva, tocca il suo culmine in una corsa di cavalli. Il conte Vronsky sta cavalcando
e corre e sa che quella è la prova che può portarlo alla vittoria definitiva. In realtà si rivelerà una tragedia. Si rivelerà una tragedia per lui stesso che vede il suo cavallo stramazzare e con il suo cavallo si esplicita il fallimento del suo tentativo e così pure in Anna, Karenina, che lo sta guardando e che si accorge di quello che avviene e così pure in Karenin, il marito di Anna, che vedendo trasalire Anna che guarda il cavallo di Vronsky che crolla, si accorge che forse sta succedendo qualcosa e infatti scoprirà proprio tornando a casa il tradimento. Ed è impressionante vedere come gli oggetti assumono la descrizione, assume un significato proprio nella capacità che questi sguardi hanno di dare un senso a quello che sta capitando. Tolstoj in questo è grandioso. C'è un saggio bellissimo di Lukács che parla proprio di questo brano e si intitola Narrare o descrivere. E lui dice: le cose vivono poeticamente solo in quanto stanno in rapporto con le vicende umane. Ecco, ospitare l'oggetto vuol dire questo. Ospitare la parola vuol dire questo. Non si tratta di una semplice registrazione, non si tratta di lasciare spazio a un'oggettualità avulsa da un soggetto. Cioè la parola si riempie del suo significato quando noi soggetti siamo presenti, quando incontra il nostro pensiero, incontra la nostra vita. Questa era la prima cosa che volevo dire. Seconda cosa, la parola però, logos, è anche ragione intesa come capacità di ordine, capacità di riconoscere l'ordine delle cose. E noi sappiamo bene che quando chiediamo agli studenti di parlare, di raccontare, di usare le parole, è uno dei primi obiettivi, dei primi direzioni, è quello di chiedere a loro di ritrovare attraverso le parole un senso. Trovare un ordine, no? Nomina sine ecce sperit cognitio rerum, diceva il grandissimo Linneo, l'altra volta parlavi di gazzelle, come si fa a non sapere i nomi delle gazzelle? Se uno non sa neanche il nome non può nemmeno conoscere. Ma questa capacità di dare ordine, lo vediamo in moltissimi esempi didattici. Quindi di dare il nome giusto delle cose, come diceva Luca, con quella precisione, e anche la capacità di riordinarle. L'altro giorno faccio un esempio brevissimo. L'altro giorno sono andato in classe, stavano facendo tecnologia, la professoressa era in quarantena, quindi c'erano tutti presenti e la professoressa collegata. E quindi io ho fatto il valletto per un paio d'ore. È stato molto simpatico. A un certo punto succede questo: esercitazione, fate un decagono regolare. E gli studenti hanno fatto il decagono e man mano mostravano il loro foglietto alla telecamera. E arriva questo studente e dice: io ho fatto tutta la procedura giusta, però mi sono venuto 12 lati, non 10, 12, però pazienza, la procedura era giusta, no? E lì la professoressa si è arrabbiata e ha detto: ma tu non devi fare, tu devi capire quello che stai facendo. E mi sono tornate un po' alla mente le parole del professor Gommalasca la volta scorsa, no? Dicevo: io alla fine di ogni lezione, ogni intesa in senso iperbolico, evidentemente non proprio tutte, tutte, però buona parte, alla fine chiedo: ma che cosa abbiamo fatto? Che cosa abbiamo scoperto? Cioè, questo studente in realtà non aveva scoperto nulla perché non si era accorto di quello che stava facendo. In questo senso, quindi diciamo così che la parola può diventare dunque esplicitazione, percorso, cammino di un pensiero. In questo senso lo studio della grammatica, come diceva prima Luca, citando Saussure, eccetera,
Sicuramente può essere uno strumento eccezionale. Io ho ben in mente i miei maestri, innanzitutto la professoressa Paggi di cui si parlava prima, e una cosa che sempre ho imparato da loro è stata da una parte sicuramente la capacità di lasciare spazio all'oggetto, ma dall'altra che ogni lezione deve avere questa tensione, cioè la tensione aggiungere insieme a tutta la classe a una reale consapevolezza di quello che si sta dicendo. E lo studio della grammatica nella sua composizionalità, nella sua capacità di tenere insieme, di legarsi, Ian Schlow diceva, in isolamento assoluto nessun segno ha un significato, cioè il significato dei segni sta nella loro capacità di legarsi. Ecco, allora forse la parola è questo, la parola è quello che permette al pensiero di costruire, di costruirsi, di darsi un ordine. Un altro esempio rapidissimo, mi è capitato di vedere, di guardare insieme agli studenti delle vignette, diciamo, della propaganda nazista, ed è stato un lavoro veramente interessante chiedere a loro di esplicitare quali fossero i presupposti ideologici che permettessero quella terribile ironia, ad esempio, no? Cioè, il lavoro della parola può essere veramente quello di andare a esplicitare, ad esempio in un lavoro sull'implicito, come può essere in un racconto, in un motto di spirito, appunto in una vignetta, ma l'esplicitare quello che è un pensiero, affinché, oppure sulla pubblicità, si può fare un lavoro meraviglioso su quello, no? Lo studio della pubblicità come possibilità di, attraverso le parole, di esplicitare quella che è l'architettura di un pensiero. C'è però un terzo punto che prima citava Luca con chiarezza, era quello da cui partiva, no? La conoscenza avviene in quanto c'è è un predisporsi alla verità con amore. Dante diceva: non fa scienza senza lo ritener avere inteso. Se non tratteniamo, se non teniamo a noi, se le cose non vivono in noi, se non rimangono in noi, se non rimangono a memoria, poi come poi ci dirà sicuramente Andrea, se non rimangono, se non diventano nostre, non accadono, non è vera scienza, non è vera sapienza. Mi è stato suggerito, questo devo ammettere, mi è stato suggerito un piccolo passo di Benedetto XVI che nell'infanzia di Gesù, nella premessa al libro L'infanzia di Gesù, si pone questa domanda: ma quali sono le condizioni per un'ermeneutica, per una lettura corretta? Cosa significa saper leggere? Cosa significa saper interpretare? Lui dice: l'interpretazione giusta richiede due passi. Da una parte, dobbiamo domandarci che cosa intendevano dire con il loro testo e i rispettivi autori, qual è il loro significato nel momento storico, eccetera. La seconda domanda del giusto esegeta è questa: è vero ciò che è stato detto? Riguarda me? Se mi riguarda, in che modo? È evidente, lo sappiamo tutti noi. Però non dobbiamo mai scordarcelo che è vero, la parola illumina il pensiero e così il pensiero è illuminato dalla parola e vi è un andamento reciproco, ma ciò che conta poi in fondo è che quella parola sia una vita, diventi, formi un soggetto. Mi è tornato alla mente un dialogo bellissimo presente in un romanzo straordinario che è Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas Mann. In questo romanzo vengono posti a confronto, romanzo che parla del significato stesso della storia, della narrazione, vengono posti a confronto due possibili modelli di scrittura. Da una parte c'è
l'antica misteriosa arte elegantissima dell'Egitto, di questi geroglifici così belli che forse non hanno bisogno nemmeno di un senso. Tant'è vero che il faraone non sa interpretarli, non sa leggerli, non sa renderli vivi e vede in Giuseppe invece qualcos'altro. La scrittura, la parola per il popolo ebraico è più semplice. E per Thomas Mann sicuramente anche una natura mistica, però è vera, è viva e c'è un dialogo in fondo in cui Faraone dice appunto a Giuseppe che niente è grande come la scrittura e lui risponde così. Giuseppe risponde così: grande è l'arte dello scrivere, ma cosa più grande ancora è quando la vita che si vive è essa stessa una storia. E che siamo dentro una storia, una bellissima storia, di questo sono sempre più persuaso. Ecco, allora la parola e il pensiero forse acquistano un gusto quando vivono nell'esperienza di un singolo soggetto, quando costruiscono un singolo soggetto, quando lo rendono vivo. Vi faccio un esempio rapidissimo. L'altro giorno ho lavorato su Calipso, quinto libro dell'Odissea. Abbiamo letto l'Odissea, abbiamo letto poi qualche testo di commento, abbiamo letto poi qualche poesia di Pascoli, abbiamo letto un dialogo di Pavese, abbiamo ascoltato una canzone di Vinicio Capossela, meraviglioso, e anche qualcosa di più avanti, ma così, altri testi. E poi ho chiesto ai ragazzi di presentarmi la loro rappresentazione di Calipso. E c'è qualcuno che ha inventato un brano di una canzone, c'è chi mi ha fatto un disegno, c'è chi ha voluto fare un dialogo tra se stessa e Calipso, laddove Calipso diventava era la sua tentazione, era l'espressione della sua tentazione. Ecco, è questo che la parola può fare. Può diventare veramente forma di un soggetto in quanto piena del suo pensiero. Cerco di concludere, prima dicendo rapidissimamente quali sono le condizioni affinché questo avvenga. Prima condizione, noi dobbiamo credere che i nostri studenti possano capire, che non siano anormali, e tante volte non capita, no? C'è un brano di Chesterton, lo conoscete tutti di sicuro, che dice: i maestri erano interessantissimi. Il mio debito personale è infinito verso uno di loro. Egli riuscì, Dio sa come, a penetrare nel mio desiderio profondo e disperatamente saldo di sembrare stupido e a scoprire il segreto orribile che io ero dotato del dono della ragione al di sopra dei bruti. Dobbiamo crederci, perché altrimenti questo non è possibile. Seconda condizione, che sappiamo che la conoscenza è un dialogo per noi e per loro. Terza condizione, ascoltarli. L'altro giorno parlavo con una famiglia e mi diceva: sa cosa? Mi rendo conto, mia figlia l'altro giorno mi ha detto questo: quando un professore mi fa una domanda, poi aspetta. Poi aspetta fino a quando non rispondo io, e sappiamo bene che in realtà questo genitore diceva di una sua tentazione, ma che può essere anche nostra, può essere ciascuno di noi. Concludo. Voglio citare anch'io l'ebraico per non essere da meno. La parola in fondo deve avere questa forza. Deve avere la forza di richiamare un soggetto. C'è una parola della Bibbia bellissima, Luca poi se è ancora connesso mi correggerà, che è cum, è quel surge, quel sorgere, no? L'Agostino il danese diceva, no? Per materialia surgit. Ecco, la parola che dobbiamo proporre deve avere questa forza. Cum è la parola con cui Dio chiama Giona. E gli dice: sorgi, alzati, ritorna in vita.
Riprendi in mano la tua vita, è la stessa parola che dice Gesù al bambino per riportarlo in vita, Talita cum. La nostra parola deve avere questa forza, deve chiedere al soggetto di alzarsi. È la stessa parola, la stessa forza con cui Atena richiama Telemaco all'inizio dell'Odissea. E quale deve essere, qual è la risposta? Levinas diceva io. Significa eccomi. È quell'eccomi che dobbiamo chiedere ai nostri studenti, cioè quel poter esserci. L'innominato in fondo al suo percorso di conoscenza dice una cosa, dice io mi conosco ora. Ecco, io credo questo. Perché non sia un'illusione, perché non sia solo un come se, come diceva Buzzati, ma perché quel presentimento possa essere vero, io penso che quella parola che dice il pensiero sia una, sia questo io. E quindi credo che una scuola che educhi a pensare sia una scuola innanzitutto che educhi a dire io. Quindi, ringrazio perché veramente mettere a tema queste due parole credo che possa veramente mettere a tema quello che è il fondamento della nostra proposta educativa. Grazie. Grazie davvero Gabriele, penso che ci abbia fatto capire benissimo la capacità della parola ben detta, ben stesa, di rianimare, ridestare, di rialzare. Sicuramente Andrea Carabelli, come dire, può logicamente anche rispetto alla trattazione da voi svolta fin qui, illustrarci il di più di quella parola che, così per tenere il vostro filone biblico, mi viene da dire, si fa letteralmente carne, cioè si incarna in persone, accenti, tonalità, movimenti. Per cui passo senz'altro la parola ad Andrea per concludere questo nostro pomeriggio di lavoro. Io voglio partire da alcune piccole suggestioni che possono essere considerate come una specie di punto di riferimento, di partenza e che per me sono sempre state i punti fondamentali. Primo, l'inizio vero del teatro, cioè i momenti in cui io ho scoperto nei ragazzi, nei bambini, negli attori, nelle persone comuni, i momenti di più alto teatro, di più pieno teatro. Quando questo avviene? Avviene, lo faccio partendo da quello che Vasari racconta nelle sue vite, quando parla di Leonardo, dice che Leonardo si divertiva anche a scrivere barzellette. E le barzellette che scriveva avevano una finalità particolare. Gli servivano perché lui poi andava a raccontarle agli amici, agli astanti, andava dentro le locande dove gozzovigliava insieme ai suoi compagni e attendeva il momento finale della sua barzelletta, al momento della battuta finale, per vedere le espressioni che facevano chi aveva davanti e poterne ritrarre gli schizzi proprio in quel momento. Cioè, aspettava di poter vedere davanti ai suoi occhi il massimo di teatralità possibile. I famosi schizzi che, per esempio, Leonardo fa anche per la rappresentazione del Cenacolo e in generale gli schizzi che noi spesso vediamo in Leonardo, sono spesso in posizioni e in espressioni esagerate, che probabilmente erano proprio quei momenti in cui Leonardo li aveva rappresentati dopo che avevano riso a una sua barzelletta. Mi piace iniziare il mio intervento associando al teatro la parola entusiasmo,
cioè i momenti in cui io nei ragazzi e nei bambini ho trovato la pienezza della loro fisicità teatrale, sono sempre stati i momenti in cui io in qualche modo li sgamavo, concedetemi il termine, ridere e divertirsi da morire. E in quei momenti scoprivo magari una voce diversa, una voce che io non avevo mai sentito. Ma mentre in quel momento si stanno divertendo e ridendo con i loro amici, ecco che io scopro la sua vera identità. In quel momento di entusiasmo è come se lì fosse veramente lui. Il teatro nasce da lì. E non è solo la voce, è un'espressività che è piena, è una gestualità che magari è anche esasperata, ma che rende con pienezza l'identità di chi ho davanti. Questo per me coincide con l'inizio del teatro e nelle persone più impensabili, in qualunque persona con cui io abbia avuto a che fare, ho trovato quegli istanti di teatro proprio coincidenti con i momenti di entusiasmo. Secondo punto, il vero attore. Diciamo, partiamo da questo, siamo in qualche modo tutti attori. Molto spesso naturalmente si dice perché abbiamo tutti una maschera, ma vale molto di più un'altra affermazione, cioè perché tutti esprimiamo, perché tutti naturalmente comunichiamo, ma soprattutto perché tutti siamo stati bambini. Non lo dico, come dire, sentimentalmente parlando, ma perché sempre per esperienza io posso testimoniare e dire che per due motivi ha senso associare il teatro ai bambini. Primo perché io in loro vedo, ho sempre trovato una pienezza di teatro, ancora rozza. Ancora tutta da, ovviamente, nel caso in cui uno di loro dovesse diventare un attore, è ovvio che dopo c'è la tecnica, la consapevolezza, l'esperienza, c'è tutto quello che volete, ma prima di tutto nel loro essere bambini c'è la possibilità di non avere, diciamo così, blocchi a manifestare i loro sentimenti, quindi un'apertura totale, naturale. C'è il fatto che un bambino, fin da quando è piccolo, è naturalmente un grande esibizionista e quindi che anzi, quando voi chiedete a un bambino di una certa età di voler intervenire e di voler fare lui, immancabilmente avete 38 mani, se 38 sono i bambini, che alzano la mano a prescindere perché vogliono farsi vedere, perché sono attori pieni, attori nati in quel momento. Ma soprattutto i bambini credono ai giochi che fanno, ci credono davvero. Naturalmente è inutile indicarvi la relazione tra il teatro e il giocare, evidente nelle parole in inglesi e francesi, ma quello che voglio mettere in luce è proprio questo, cioè che un bambino, anche quando io li scorgo giocare e giocare tra di loro, mettono in chiaro quali sono le regole. Messe in chiaro quelle regole, la base per poter giocare insieme è che noi ci crediamo per davvero in quello che stiamo facendo. Ecco, questo è esattamente quello che succede anche nel teatro. Credere in quello che facciamo e che nel fare quello che facciamo possa succedere qualcosa. Ora, c'è un altro legame che in realtà mi spinge a parlare della necessità di guardare i bambini, che è un'esperienza che in qualche modo tutti siamo chiamati a fare. Questo lo spiega magnificamente Leopardi. Leopardi, cito un pezzo dello Zibaldone, famosissimo, in cui lui dice: da fanciulli, se una veduta, una campagna, una pittura, un suono, un racconto, una descrizione, una favola, un'immagine poetica, un sogno ci piace e diletta, quel piacere e diletto è sempre vago e indefinito. L'idea che ci si desta è sempre indeterminata e senza limiti. Ogni consolazione, ogni piacere, ogni aspettativa, ogni disegno, illusione di quell'età tiene sempre all'infinito.
e ci pace e ci riempie l'anima indicibilmente, anche mediante i minimi oggetti. Ecco, questo è un percorso che in qualche modo parlo per l'esperienza mia come attore. C'è una parola, che è una parola che usa spessissimo, sempre in quei passaggi, anche Leopardi stesso, che è la parola immaginazione. E nella parola immaginazione ci si connette a un'altra parola, quella dei ricordi. E per quanto mi riguarda, ora vorrei cercare di spiegarvelo meglio rispetto a una parola che appunto è già stata citata dal mio predecessore, ma che è fondamentale per questo tipo di lavoro, cioè è la parola memoria. Mi spiego, cerco di spiegarmi. Ora, è chiaro che faccio l'esempio solo di quello che è successo oggi. Sono di fronte a una classe di un liceo scientifico e sono arrivati e avevano questa poesia da restituirmi a memoria. E hanno fatto tanta fatica. Hanno fatto un'infinita fatica a riportarmela a memoria. E io lo sapevo, sapevo che avrebbero fatto tanta fatica, perché c'è un approccio sempre sbagliato con la memoria. È una materia vera e propria che andrebbe approfondita e sviluppata a scuola, perché nessuno insegna a imparare a memoria. Si dice imparamela a memoria per settimana prossima, no? E naturalmente, normalmente quando si dice impara la memoria, cosa scatta? Oddio, allora devo impararla a memoria. Adesso una parola dopo l'altra, via, ripeto la parola. E questo diventa a un certo momento un peso enorme sulle spalle dei ragazzi che sono sempre meno abituati a imparare a memoria. Ecco, cominciare allora a fargli sentire, a fargli capire che la memoria è fatta di tanti aspetti, di tanti binari che in qualche modo sostengono e aiutano la memoria. Il primo, naturalmente, è la conoscenza. Non puoi partire dicendo adesso lo imparo a memoria. Tu devi partire con l'idea adesso conosco, voglio conoscere a fondo questo testo. Cerco di conoscerlo sempre di più, di capire sempre di più le parole. E mano a mano la memoria arriva, è uno sviluppo, la memoria è sempre uno sviluppo di una conoscenza. Poi c'è l'immaginazione. Lavorando noi, per esempio, adesso spesso sulle poesie, una poesia che è fatta di immaginazione, anche per chi la studia, deve essere ripercorsa in una serie di immagini. E c'è stata una ragazza oggi che, per esempio, mi ha fatto una cosa. Avevamo già lavorato con lei la settimana prima e aveva avuto delle difficoltà. E lei ha capito che il problema per lei, con un problema di DSA, di dislessia, quindi di difficoltà oggettiva nella lettura, quindi nella decifrazione delle parole, e lei ha capito che bisognava invece lavorare sulle immagini. E allora ho chiesto, racconta come hai fatto a tutti. E allora ci ha descritto la successione delle immagini che aveva pensato per far arrivare la memoria. E le immagini possono derivare da qualunque parte. Sono immagini legate a quello che le parole stesse suscitano o immagini legate ai propri ricordi, alla propria infanzia. Per me questo avviene spessissimo, perché davvero, come dice Leopardi, i ricordi dell'infanzia sono quelli più vivi e che immediatamente restituiscono un'esperienza. E per me associarli ai concetti, ai pensieri, alle parole, alle frasi che devo imparare a memoria, mi è di grande aiuto. E da ultimo, un sostegno fondamentale della memoria sono le sensazioni. Le sensazioni intese proprio nel senso più concreto della parola. Allora, per esempio, far capire che la memoria non è mai solo una parola, ma è una parola in azione. È una parola magari mentre stai compiendo un certo gesto.
e che è facilitata la memoria ad associare non solo la parola, ma al gesto che stai facendo, all'azione che stai compiendo. Arriviamo a un altro punto. Il terzo punto è, se io dovessi proprio dirvi, ma che cos'è, no, il teatro in qualche modo? Ora, una domanda enorme ovviamente, ma voglio darvi questo spunto, questo piccolo spunto. Cioè, immediatamente diciamo, certo, è una forma, diciamo così, estrema di comunicazione. Ma anche qui normalmente in chi ho davanti avviene subito un errore fondamentale, e cioè pensare che la comunicazione prima di tutto sia con lo spettatore. Partire subito dall'ultimo punto, e il risultato qual è? Ansia totale. Ma io davanti agli spettatori ho ansia, non ce la farò mai, no? Quindi il primo problema è non ce la farò mai a imparare a memoria. Il secondo problema è non ce la farò mai a recitare davanti al pubblico io che sono in ansia. Quando sono grandi il problema me lo pongono loro. Quando sono più piccoli il problema me lo pongono i genitori. Mio figlio è molto bravo a recitare, ma purtroppo è proprio questo problema di timidezza e di ansia. Come possiamo aiutarlo? Allora, sempre subito porre il problema nella maniera sbagliata. In questo caso, invece, la comunicazione, prima che partire da quel punto finale che è lo spettatore, parte da noi stessi. La comunicazione è prima di tutto con sé. È un lavoro di introspezione, è un lavoro di autoconsapevolezza. Uno deve guardarsi e sentire e capire cosa dice, come lo dice, cioè ascoltare quello che ognuno dice e guardo quello che faccio, no? Questa è la prima forma di comunicazione. E poi arriva la forma di comunicazione con il testo, cioè stare di fronte al testo su cui lavoriamo vuol dire innanzitutto dialogare con esso, un vero e proprio dialogo. Bakhtin, filosofo russo Bakhtin, ci aiuta subito a capire, attenzione, comprensione non è mai identificazione. Nel suo saggio L'autore e l'eroe, lui dice: lo spazio del lettore e quello del testo vanno definiti, distinti. L'esperienza della comprensione non si confonde mai con una identificazione. Allora l'atto della lettura può essere configurato alla stregua dell'incontro tra due soggetti. Quando contemplo nella sua interezza un uomo che si trova fuori di me, di fronte a me, i nostri concreti orizzonti effettivamente vissuti non coincidono. In ogni dato momento, infatti, in qualunque posizione e per quanto vicino a me si trovi questo altro da me contemplato, io vedrò e saprò sempre qualcosa che esso, dal suo posto fuori di me, di fronte a me, non può vedere. Le parti del corpo inaccessibili al suo sguardo, la testa, la faccia, la sua espressione, il mondo alle sue spalle, tutto un insieme di oggetti di relazione che, quando stabiliamo un rapporto reciproco, sono accessibili a me e inaccessibili a lui. Quando ci guardiamo, due mondi differenti si riflettono nelle pupille dei nostri occhi. Si può, collocandosi opportunamente, ridurre al minimo questa differenza tra i due orizzonti, ma bisognerebbe fondersi insieme, diventare una sola persona per annullarla del tutto. Ecco quindi questo, il dialogo con il testo, che cosa deve diventare? Un rapporto con un altro soggetto. E poi c'è il rapporto comunicativo con chi recita con te. A quel punto siamo a quello che avviene sul palcoscenico. Allora, nel dialogo, io è importantissimo... Per esempio, a me piace lavorare tantissimo con i ragazzi, cercando di fargli capire l'importanza di chi ascolta. È facile che in un dialogo chi deve dire la battuta la sappia dire, l'ha imparata a memoria e la dice. Ma la cosa più importante, quello non è ancora dialogo. Il dialogo è quando le due persone che stanno recitando si guardano davvero negli occhi e si ascoltano davvero. È un guardare l'altro ed essere disposti veramente ad ascoltarlo. Cinematograficamente parlando, questo si chiama piano d'ascolto. E adesso che sto facendo un sacco di video,
c'è proprio il tempo dedicato, facciamo un po' di piani d'ascolto, perché è importante che ci siano momenti in cui si rifletta anche quello che sta dicendo l'altro su me che ascolto. E mi piace fare solo un piccolo esempio letterario. Il più grande tragediografo italiano, Vittorio Alfieri, scrive naturalmente tutte le sue tragedie in endecasillabi, no? E quando un personaggio finisce un verso che non coincide con la fine dell'endecasillabo, il personaggio successivo non riparte con un altro endecasillabo, ma si attacca a quell'endecasillabo. Cioè l'endecasillabo prosegue. Io la trovo una cosa fantastica, perché vuol dire che c'è veramente la continuazione di un dialogo dentro lo stesso endecasillabo. E in questo, per esempio, far lavorare i ragazzi è meraviglioso, perché è contiguo uno all'altro, la parola di uno finisce dove l'altro inizia, no? E questo naturalmente implica molta fatica, perché quando uno ha la certezza, questo lo so a memoria, la battuta la so a memoria, adesso io ci sono e tu sei lì e io sono qui, è un momento difficilissimo quello di dire mi stacco da quello che so per ascoltarti davvero. Eppure questo, anche umanamente parlando, è l'esperienza più bella che fanno i ragazzi, cioè quel momento in cui gli si toglie la terra sotto i piedi per andare al fondo del rapporto, al fondo del reale. Ci sarà un momento in cui perdono la memoria, eh? Lo sapevo, giuro, lo sapevo! Ma quel momento è fondamentale per fargli arrivare a recuperare davvero il rapporto e la memoria sarà ancora più ferrea. A questo punto, solo adesso arriviamo al rapporto con lo spettatore. E io assicuro sempre i genitori e i ragazzi dei timidi e degli ansiosi che se i ragazzi hanno fatto prima tutto questo percorso di consapevolezza di sé, del testo, del rapporto con chi è su con loro, non è più problematizzato il rapporto con lo spettatore, anzi diventa un di più dal quale si cerca di continuare questo rapporto di verità. Un quarto punto fondamentale è questo. Se voi mi chiedeste qual è la parte più importante dentro uno spettacolo o una parte teatrale di lavoro su un testo, io vi dico che il silenzio è il culmine del teatro. Lo credo veramente. L'ho già accennato prima nell'idea del piano d'ascolto, perché nel piano d'ascolto uno sta in silenzio. Ma lo spiego, lo specifico ancora meglio. Intanto sulla scena significa prima di tutto avere proprio consapevolezza personale. Capita spessissimo. Uno dei lavori più difficili da fare con i ragazzi è fargli capire, sta parlando il tuo collega sulla scena, ma se tu sei in scena, tu sei esattamente come lui, sei presente come lui, anche se non dici la battuta. E per loro è un momento importante, e vi assicuro che è molto più difficile, perché vuol dire essere veramente presenti senza parlare. E questo io l'ho fatto per anni quando ho cominciato a recitare, che giravo con i primi spettacoli di Federico Tiezzi e Sandro Lombardi, dove dovevo stare in scena per più di un'ora e mezza, addirittura in uno spettacolo dovevo far finta di stare steso morto, naturalmente mi addormentavo, anche se poi sapevo che c'era il fine primo atto, quindi mi svegliavano i colleghi, ma per me era un momento importantissimo, anche quello. Perché lì c'era da essere veramente presenti, senza parlare, senza dire una parola. E quanto in questo sono importanti gli occhi, quegli occhi che Canetti diceva talora sono capaci di sbranare, senza parlare, capaci di sbranare. Cioè è fondamentale in questo far capire che uno sguardo può essere significativo quanto una parola. Non solo, ma in quest'ottica di presenza scenica è importante che loro sentano che lo spettatore, se io mi muovo e sono disattento e faccio altro e non sono presente, io sarò la fonte principale di distrazione per lo spettatore. Cioè la mia assenza, che non sono presente, diventerà pura distrazione per chi ascolta e quindi rovina dello spettacolo. È proprio il segno del saper ascoltare il silenzio. Io so ascoltare, per questo ho un silenzio presente.
E da ultimo, permettetemi questo. Faccio un esempio molto concreto. Voi volete insegnare a leggere le poesie ai vostri allievi, alunni, studenti? Insegnategli il silenzio dentro la poesia. Guardate cos'è la poesia. La poesia è un condensarsi di immagini che si susseguono l'una all'altra. Rispetto alla prosa, che dà sempre più spazio e più tempo per, come dire, suscitare un'immagine dopo l'altra, nella poesia noi abbiamo un'immagine, poi un'altra che si attacca, poi l'altra che avviene. Allora, lì qual è la cosa più difficile se noi vogliamo recitare una poesia? Passare da un'immagine all'altra. Ma come faccio a passare da un'immagine all'altra? Ho bisogno del silenzio. Cioè, anche recitativamente parlando, quella pausa è il tempo che mi serve per la gestazione della fase successiva. In fondo, le immagini, no? Così come sono state per il poeta, anche per me che le recito, diventano un vero e proprio parto. E c'è un silenzio prima di arrivare a quel parto. E un esempio molto concreto, cioè per passare da uno stato d'animo all'altro, per passare da una donzelletta che viene dalla campagna in sul calar del sole a un siede con le vicine sulla scala a filar la vecchierella. È un contrasto di immagini. Ma come faccio a passare così velocemente e rapidamente da un'immagine all'altra? Ho bisogno di quel silenzio. Quel silenzio diventa fondamentale per capirlo e per far capire. Ma nella prosa, e quando voi fate un discorso a chi avete di fronte, la pausa, il silenzio, lo sapete anche voi, che diventa il momento fondamentale. Se voglio far arrivare quella tale parola, arriverò prima con una pausa che mi permette di far arrivare con ancora più forza quella parola. Allora, rispetto a come normalmente arrivano i ragazzi a casa presentando il 2 in un'interrogazione e al papà che chiede perché hai preso 2? Ho fatto scena muta. Quella scena muta che prevederebbe dal professore un 2 in teatro. Hai fatto scena muta? 10, subito. E non è un caso che nell'espressione scena muta si usi proprio la parola scena, quindi siamo perfettamente dentro la dinamica teatrale. In più aggiungo una cosa, se per me è così importante il silenzio, è forse legato anche alla mia scuola di provenienza. Io ho fatto 4 anni di scuola di clownery. Il primo anno e mezzo nella scuola di clown non abbiamo mai detto una parola. Tutta la scuola col grande maestro Carlo Rossi è sempre l'inizio di tutto era tutto senza parole, corpo, corpo che parla. E questo per me è stato una grande scuola per capire proprio il significato, del silenzio. Cerco di aggiungere brevissimamente degli approfondimenti, cioè che cos'è il teatro rispetto alla scuola? No? Vediamo proprio dentro, andiamo un attimo dentro il dettaglio di quello che può essere il valore aggiunto, no? Del teatro rispetto alla scuola. È un approfondimento. Ora, non travisiamo il significato di questa parola. Non è un approfondimento nel senso che si aggiunge qualcosa di secondario. Per chi vuole, c'è un piccolo approfondimento in cui si racconterà della dieta durante il periodo egizio. Cioè, qui è l'approfondimento nel senso proprio di andare nel profondo. E lo è prima di tutto per ciò che riguarda la didattica. Per esempio, lo accennava prima il professor Montecchi, è una cosa molto pratica e concreta, la lettura. Oggi noi insegniamo ai bambini a leggere, insegniamo a leggere le parole, ma insegniamo a leggere le frasi, a leggere davvero le frasi. Io per esempio faccio tutto un lavoro nella scuola primaria in cui faccio concepire l'intera frase come fosse una parola. Perché se noi ci pensiamo, quando noi parliamo e quando usiamo bene le frasi, battiamo sempre un accento in particolare dentro una parola all'interno di una frase. Quello è come se fosse l'accento della frase. Allora è importantissimo questo lavoro, tanto quanto la lettura delle singole parole. Cioè, vi faccio solo un esempio molto pratico. Quando uno canta, un cantante, se si limita a far succedere una nota dopo l'altra, canta la canzone perfettamente, con tutte le note perfettamente.
ma non ha l'idea della frase musicale. Quindi canta da schifo, anche se sta dicendo le note perfettamente. La stessa cosa avviene durante la lettura. Approfondire questo percorso, insegnando che cosa vuol dire la lettura espressiva, ma neanche espressiva, perché espressiva è già fin troppo. La lettura vera vuol dire partire dalla dizione. La dizione è semplicemente far intendere ai ragazzi, ai bambini, che molto spesso non pronunciano tutte le lettere delle parole che dicono. Ora, che cosa succede? Che in realtà chi ascolta ha tendenzialmente grande intuizione. È solo per intuizione che l'altro riesce a capire perfettamente tutto quello che l'interlocutore sta dicendo. Perché in realtà molto spesso mancano sempre dei piccoli nessi consonantici, delle piccole vocali, eccetera. Questa è la dizione. Far intendere, far sentire che la parola deve essere pronunciata tutta. E questo, per esempio, è un lavoro che io faccio attorno a una questione fondamentale, che è la lettura, che non riguarda solo la primaria, perché i ragazzi continuano a leggere anche durante la scuola media e si spera anche a quelle superiori, ma vi assicuro che è un problema anche spesso degli universitari, che arrivano ancora in università che leggono male, ma male, cioè non hanno quest'idea di una intonazione che deve avere perché si comunichi il significato, no? E io, per esempio, anche solo facendogli degli esempi concreti, un nome, prendo il nome, no? Agnese. Io ve lo posso pronunciare in 40 modi diversi. Io dico sempre Agnese, ma io do 40 intenzioni diverse al nome Agnese. 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 Ce ne sono un'infinità. E da che cosa hai dato? Da un'intonazione. Allora ci vuole consapevolezza in questo. Non si arriverà a 30? Si arriverà a 5. 5 modi per dire Agnese è già tantissimo, perché vuol dire far capire al bambino, al ragazzo, che importanza ha l'intonazione. Oppure, faccio un altro esempio, le interrogazioni. A me si diceva da ragazzo, quando venivo interrogato, spesso mi succedeva, no, è bravo, ci capisce che le sa le cose, fa un po' fatica ad esporre, non riesce proprio a... Ciao, chiuso. E io rimanevo col mio problema. Allora, mi piace entrare nella didattica, delle scuole lavorando, per esempio, su questo punto. È un punto che riguarda quello che un tempo veniva chiamata retorica. No? Cioè, lavorare sulla capacità di porsi di fronte a chi sta parlando, perché molto spesso magari davvero i ragazzi le sanno le cose, ma non sanno dirle, ma non sanno porsi, o magari si pongono proprio in un modo talmente indisponente, senza che loro ne abbiano la consapevolezza, che partono già malissimo, e questo poi se ne accorgeranno nella maniera ancora più eclatante quando arriveranno in università, dove il professore che hai davanti ti vede una volta, solo quella volta, soprattutto se non hai seguito il suo corso e le sue lezioni. E quando sei lì e tu senza saperlo ti metti in un modo indisposto, senza tener conto del tuo aspetto, tu non so se arrivi al 18 o meglio. È chiaro che se tu le sai le cose andrai tranquillo, ma quanto è importante far capire che oltre alle cose che dici è importante come le dici, non solo con le parole, ma con tutto il tuo corpo e con tutto te stesso. Terzo, c'è un approfondimento critico. Il teatro aiuta ad un approfondimento critico. Che cos'è in fondo il lavorare su un testo? Critica, quello che loro fanno a scuola in italiano. No? Essere critici di fronte a un testo, cioè porsi di fronte ad esso cercando di capirlo e di paragonarlo e di farlo proprio. Dico subito una cosa: che cos'è uno spettacolo? Testo da mettere in scena più la persona, le persone che lo mettono in scena. Cioè, lo spettacolo non è mai semplicemente la trasposizione del testo sulla scena, come molti professori pensano, ma è il testo messo in scena da persone in carne ed ossa. E questo non è un fatto secondario o decorativo, eh? Quando voi vedete uno spettacolo, dopo vi ricorderete di quell'attore che l'ha messo in scena.
di quell'attore che l'ha recitato. Quell'attore lì è diventato parte di quello spettacolo, no? Non è una cosa che si aggiunge, non c'è il testo perfetto e l'attore che lo mette in scena. Ora, in teatro si rischia tantissimo che il regista ovviamente non sottostia come dire, all'autore del testo, però in realtà il regista è colui che mette proprio in equilibrio le due parti, che hanno la stessa identica importanza. E dall'altra parte non si deve appunto pensare che sia più importante la materia, il testo, dei ragazzi che fanno gli attori. Se dovessi dirvelo con una frase semplicissima, direi: si scopre il testo insieme a loro. Si scopre. Perché in questo caso il professore di teatro, in questo caso, è letteralmente insieme a loro a scoprire il testo. E insieme a loro vuol dire che lo faranno poi loro e lo metteranno in scena loro e loro dovranno assumerselo, non per metterlo in scena, ma per metterlo in scena devi capirlo e per capirlo devi immedesimare. È come una catena con l'esame a sbarramento, cioè appropriazione, interpretazione, immedesimazione. E solo se è comprensibile può diventare comunicabile. Questa è come dire, l'approccio critico che che il teatro aiuta a fare. Succede un po' quella possibilità che Calvino dice quando parla dei classici in fondo, cioè è come se noi fossimo di fronte a un classico, cioè un classico è un'opera che incessantemente provoca un pulviscolo di discorsi critici su di sé, ma continuamente se li scrolla di dosso. I classici sono libri che quanto più si crede di conoscerli per sentito dire, tanto più quando si leggono davvero si trovano nuovi, inaspettati, inediti. È un errore leggere i classici attraverso le istituzioni, le strategie, le logiche della cosiddetta cultura contemporanea. Un mondo vivo e giovane che parla attraverso pagine antiche vuole ben altra prospettiva e solo nel contatto diretto si può intenderne la forza spregiudicatamente moderna. Ecco cosa fa il teatro. Aiuta questo contatto diretto, perché nel momento in cui io ho un testo da mettere in scena, devo studiare quello e solo quello, far mio quello. È un'occasione enorme. Per esempio, di riscoperta proprio di che cosa vuol dire il rapporto con un classico. E non è un caso che molto spesso, anche con gli straordinari professori con cui spesso collaboro, ci sia sempre la possibilità di tenere un livello altissimo, cioè di lavorare su un classico, perché il teatro in questo aiuta proprio ad approcciare il classico nella maniera migliore. Da una parte il testo, dall'altra il ragazzo che lo mette in scena. Il ragazzo che lo mette in scena prima di tutto, deve avere consapevolezza di che cosa? Della sua potenzialità, cioè della potenzialità che ha la sua voce, prima di tutto. Una voce che è da considerare uno strumento quindi come tale che ha la possibilità di usare un volume, un tono, un ritmo, un tempo. Avere consapevolezza di uno strumento, del sé come strumento, vuol dire passare immaginate uno che ha in mano un violino e che non sa suonarlo, ma sa semplicemente far uscire un suono. Sì, ha il violino, ma non lo sta usando sapendo che cosa ha in mano. È solo imparando le note e sapendo come tenere in mano lo strumento che puoi far sentire un bel suono. La stessa cosa succede con chi ha una certa consapevolezza del teatro. Cioè di che cosa il proprio corpo può mettere in atto, no? E questo percorso con i ragazzi è straordinario perché è la scoperta di fargli sentire non una voce perfetta che tutti devono raggiungere. La mia voce è piena di imperfezioni, non è una voce perfetta la mia. Quando lavoravo con Branciaroli, il più straordinario attore italiano, lui che ha una capacità vocale strepitosa, e ogni volta quando facevamo le prove insieme mi diceva: "Ma come, Andrea, ma non sai fare quello che faccio io?" "No, Franco, non ce la faccio io, perché non ho la tua voce, no?" E invece la mia straordinaria insegnante di coach vocale, Francesca Della Monica, invece lei mi insegna
Io voglio che tu vada a fondo della naturalezza della tua voce, di quel pieno che ha la tua voce, quando è veramente tua. E allora lì sì che il tuo strumento sarà pieno e che potrai valorizzare al massimo la comunicazione. Diciamo che in tutto questo poi si arriva al teatro vero e proprio. Il teatro vero e proprio non è più un approfondimento semplicemente didattico o critico, ma è un approfondimento umano. E in questo il teatro è profondamente educativo. È educativo perché prima di tutto permette veramente un confronto reale con la vita e i sentimenti di cui l'opera è fatta. Non solo perché bisogna metterli in scena, ma perché mettendoli in scena si vivono davvero. Un atto scenico è un atto in cui quei sentimenti vivono in quel momento. E questo per loro è un'esperienza fondamentale di che cosa voglia dire un approfondimento interpretativo ed espressivo. Secondo, provate a pensare che esperienza educativa fantastica è la costruzione di uno spettacolo. Quando si costruisce uno spettacolo, alla fine di uno spettacolo c'è solo un giudizio collettivo. Non c'è mai un giudizio del singolo, no? Lui ha preso 9, lui 7. È bello lo spettacolo, è stato bello lo spettacolo. E se c'è un giudizio del singolo, c'è solo in relazione all'esito finale dello spettacolo. E questa è un'esperienza importantissima per i ragazzi. Cioè non c'è competizione, ma competenza. Perché io ho un certo tipo di voce, sarò più giusto per certe parti, perché io ho certe capacità e sarò più giusto per fare certe cose. Tutto concorre, no? E è un vero e proprio confronto. Quindi c'è un'adesione corale che porta verso la costruzione. In concreto, sono altri aspetti sempre educativi che il teatro porta. Un quesito astratto da risolvere è sempre una soluzione concreta. Il bello del teatro è che tu devi capire che cosa devi fare sulla scena, che cosa devi fare di concreto. E molto spesso i ragazzi, quando io gli chiedo di fare cose da fare, loro partono dicendo: dunque, io avrei pensato di fare un personaggio che quando entra magari dice le cose in un certo modo. Falle! Fammelo vedere. No, ma l'ho pensato. Io ho pensato che proprio. Sì, ma me lo devi far vedere, no? Cioè, c'è uno stacco, c'è proprio un passaggio che devono fare, che è proprio la possibilità che loro risolvano concretamente il problema. E aspetto educativo. Non c'è niente come il teatro che non c'è nessun'altra materia che metta in gioco tutte le facoltà, tutte le proprie facoltà fisiche. Emozionali, mentali, sentimentali, no? E in questo è straordinariamente educativo, perché come facciamo a far capire ai ragazzi che cosa davvero sono e vogliono? Mettendoli nell'azione più totale possibile. E il teatro in questo è straordinario. Aiuta tantissimo, non a diventare attori, ma in qualche modo a capire le tue propensioni e la tua passione. Altro punto straordinario del teatro è che non si arriva mai a un esito uguale, no? Ho fatto l'esempio prima, no? Un personaggio, no? Se uno fa un Amleto, voi vedrete 10 spettacoli con 10 Amleti, vedrete 10 Amleti diversi. Tutti dicono la stessa battuta. È straordinaria questa cosa, che non c'è un punto comune, non è un esercizio di matematica che tutti dobbiamo arrivare a quella soluzione, a quel numero. No, partiamo dalle stesse regole. Tutti dobbiamo dire quelle battute, ma che straordinaria esperienza è che alla fine si possa arrivare a una cosa diversa tra me e te, perché io e te siamo diversi. Questo è un aspetto straordinario del teatro che fa capire che in ognuno c'è qualcosa di prezioso che non c'è in nessun altro. E questo lo si scopre solo se si coglie veramente il proprio sentimento più profondo, il proprio desiderio fondamentale. Così diceva Martin Buber nel Cammino dell'Uomo, no? E il vero contenuto del teatro, alla fine, in fondo, cerchiamo di capirlo, lo stiamo capendo, che cos'è? È la persona che hai davanti. Non è una materia astratta, è prima di tutto la persona che hai davanti.
non c'è nulla da aggiungere nel teatro, fondamentalmente, c'è da tirar fuori. Perché i protagonisti sono loro, sulla scena ci sono loro e anche nella preparazione non c'è un professore che spiega e dà nozioni degli alunni che le acquisiscono. Chi insegna teatro deve solo fare in modo che stiano di fronte al pezzo di realtà che c'è in quel momento. E il testo dovrà passare per forza da loro, quindi io non posso forzare nulla, perché devono farlo loro, essere loro, diventare loro. E in questo lasciatemi concludere con quello che ritengo essere uno dei più grandi educatori del Novecento, cioè Don Gnocchi, che diceva, riferendosi a un altro professore, un professore di un'università, diceva: fra me e lui non ci si poteva intendere. Lui intendeva l'educazione come mettere dentro qualcosa, io la intendevo come estrarre qualcosa. E poi in un altro passaggio aggiunge: perché considerare l'educando semplicemente come un soggetto passivo dell'educazione? L'educando è un vivente, come tale non può assimilare virtù e verità se non con un processo vitale e quindi eminentemente attivo. L'educazione è un'opera di collaborazione tra l'educatore e l'educando. Perché il ragazzo non è una cosa, ma una persona. Grazie.